Allora, siamo tornati a parlare col Presidente del Consiglio Polimeni di Catanzaro. C'è stata una tensione molto alta, io sono stato, ho alzato probabilmente io i toni, ma io vede Polimeni, quando vedo mi che la politica... Mi scuso anch'io con lei se l'ho alzata anch'io, no, dottore Giletti. No, la dialettica a me non preoccupa, però quando vedo che un ragazzo giovane come lei riceve un messaggio sull'uso di gratteri, non lo accetto, perché lei deve farlo dal suo cuore, deve uscire da lei stesso, non deve sentire le persone esterne che aiutano, sicuramente le danno suggerimenti, ci sta, ma non su gratteri, perché o si crede in gratteri nel cuore o se no si usa gratteri come una foglia di fico. Ecco, questo volevo dire. Concordo con lei, dottore Giletti, quando io mi sono girato, che lei ha visto e ha rivisto nella pausa, è stato perché i suoi collaboratori mi hanno detto che mi ero troppo decentrato rispetto alla telecamera e quindi mi dicevano riaccentrati. Dopodiché qui con me c'è un dipendente comunale. Allora, la mia no, io accetto. Allora, se lei mi dà questa spiegazione, io non ho elementi per farlo diversamente. Certamente io ho visto che lei guardava in quel momento. Allora, siccome io sono una persona che crede nella parola e che alla parola dà un valore importante, non accetto che uno giovane come lei usi dei nomi così. Allora, se l'è venuto da sua spontanea volontà, però, per carità, la questione è chiusa qui. Certo. Perché io accetto tutto, non sono lì. No, io non accetto nemmeno, però, che facilmente si dica che dei soggetti che sono solo informati, che hanno solo ricevuto un avviso di garanzia, hanno preso dei soldi. Lei però l'ha lei detto, di questo che mi dispiace tanto. Allora. Credo allora, che i media dovrebbero dare le notizie corrette. Dica che lei ci dia un motivo per credere. Allora, noi, io ho detto tutto il tempo, tante volte, sono i processi, poi gli avvisi di garanzia non sono una condanna, lo diciamo e l'ho ridetto tante volte, però certamente... E voglio dire una cosa, voglio avvalorare la mia difesa, voglio avvalorare la mia difesa. Io sono qui a difendere non le persone, ma la funzione delle istituzioni e dei consiglieri comunali. Io non sono raggiunto da un avviso di garanzia, ma lo faccio con la stessa enfasi e la stessa passione, perché credo in quello che dico. Però Polimeni, lei deve anche capire che continua a parlare di cose giudiziarie. Ai cittadini interessa la qualità dell'amministrazione in Calabria. La Calabria è gestita da schifo. Secondo lei ai cittadini interessa sapere se uno stadio è stato pagato 2.500 o 5.000 euro in fitto? Mi faccia finire, sto facendo un discorso politico. La Calabria è gestita peggio di tutte le altre regioni italiane e sono... migliaia non i ragazzi che ogni anno se ne vanno via, vengono a lavorare altrove. La Calabria è una terra vanno via. Più difficile di lo tutte le altre regioni italiane. Ragazzi che non italiane. Possono lavorare e studiare attaragliata lì. Dalla criminalità, certamente. Dove stanno economicamente i giovani calabresi? Depressa, stanno fuori dalla Calabria. Polimeni, le chiedo una cosa. Stanno 66.000 fuori sono andati le via. Chiedo 66.000 una cosa. Giovani vanno via dalla Calabria. Polimeni. Ma se noi continuiamo a raccontarlo in questo modo, anche quelli che stanno qui a lottare Polimeni, e a credere in una Calabria prego. Migliore continueranno ad abbandonarla. Credere, e lo Svimez che ci dice che allora, il continuo abbandono dei giovani allora, sta impolendo la nostra terra. Io voglio dare un messaggio di speranza ai giovani. Credete in questa terra. E ho detto questo, l'esempio del procuratore Gratteri è l'esempio che anche da questa allora, terra si può emergere. Se è così, ed io vorrò un esempio vedere. Allora, per tutti quei giovani che studiano Polimeni, ogni giorno in questa terra, che sono nati in questa terra e vogliono fare una carriera allora, in questa terra. Allora io la voglio vedere in prima fila il 18, quando 18, la voglio vedere in prima fila il 18 a sostenere Gratteri con Barbagallo. In prima fila. Il 18 a sostenere Gratteri ci saranno le istituzioni catanzaresi, ci saranno tanti cittadini che credono nell'operato dell'antimafia. Assolutamente sì. Ho risposto. La vengo a trovare io, tanti ce ne andiamo insieme da Gratteri. Che allora, lo stimo. Allora, Telese, chiudiamo questa pagina. A braccetto la convincerò allora, su alcune cose guardi, distorte che lei ha raccontato della Calabria non che non mi piace. Non mi piace la polemica. Guarda, io racconto cose buone della Calabria. Non riapriamo polemiche. Però c'è una cosa su cui lei deve chiedere scusa adesso, subito, prima che chiudiamo. Perché quando avevate quello scambio, anche molto duro, lei ha detto, ho capito subito che era una trappola e voi attaccate la Calabria. Allora, siccome stavamo discutendo, giusto o sbagliato, scusi, mi faccia finire, dei consiglieri e dei gettoni, noi non stavamo attaccando la Calabria, noi stavamo discutendo di quel caso, non facevamo di ogni erba un fascio, ma siccome lei all'inizio della puntata aveva detto
vi do atto che fate delle inchieste contro gli sprechi, delle due l'una, o aveva ragione certo. prima o ha ragione dopo. Quindi siccome io penso che lei avesse ragione prima, lei ora deve chiedere scusa a Giletti e all'Arena per aver detto questa cosa, che noi attacchiamo la Calabria, perché noi qui tutti amiamo la Calabria. Chiaro? Amiamo. Siamo qua perché non ci piacciono i furbetti. Cosa volevo intendere? Vabbè. Andiamo neanche oltre. A me piacciono i furbetti. Se le spiego cosa volevo intendere, che raccontare assieme di antimafia, di gettonopoli e creare un miscuglio di tutte queste situazioni dicendo che le istituzioni calabrese nella loro interezza non funzionano e fanno schifo, è vero. A me è una miscellanea che non mi piace, che racconta una Calabria diversa. È vero. Raccontiamo in modo giusto le operazioni dell'antimafia e discerniamolo dalle altre cose che sono fatti amministrativi, raccontiamolo per bene, perché poi i cittadini che ci fanno un'opinione diversa da quello che sono i fatti. Polimeni, ho apprezzato questa parte del più quieta eccetera anche da parte mia. Noi siamo qui, ripeto, noi non è che andiamo a attaccare la Sicilia, la Calabria, la Puglia, la Lombardia quando ci occupiamo di cose, però non possiamo neanche far finta di niente. Che la Calabria abbia dei problemi politici importanti, grossi, sulla gestione proprio della politica, con la massoneria che è infiltrata nel sistema delle istituzioni, che le si faccio infiltra io una domanda, anche Giletti, con la cosa non dovrebbe fare un giovane nelle istituzioni come me? Rassegnarsi? No, però deve dire le cose come stanno. Prenda posizione e lottare. Grazie Polimeni. Grazie. E lottare.